1. Eugène de Masnaud. Gruppo Polaris, attraverso Anima di Penna, ADP, a cura di Roberto Pellegrini. Dopo aver terminato di fare l'albero, Anima di Penna si avvede della presenza di una medaglia sul tappeto della cucina, in prossimità della porta. Mi chiama, mostrandomi la medaglia, e mi domanda se è mia. Dopo averla osservata attentamente, ammetto di non averla mai vista. In effetti, si è trattato di un apporto. Sul dritto della medaglia è raffigurato Monsignore Eugenio de Masnaud e sul rovescio, credo, il simbolo della Congregazione degli Oblati di Maria Immacolata, del quale de Masnaud è stato il fondatore. Dopo meno di 2 ore e mezzo arriva il seguente messaggio. Il mio dono per te, figliola, nulla di così importante materialmente, ma con molta gioia dentro me, so che ti ha colpito. Sì, sono Eugène. Sto osservando e seguendo con interesse il vostro lavoro e l'approccio che tenete col mondo spirituale e ancor più la semplicità con cui ricevi messaggi e insegnamenti. Guardo con molto interesse la diatriba che messaggi consegnati dal maestro Yeshua porta in ognuno di voi. Mi sono sentito particolarmente coinvolto e vicino a te, Sabrina, perché anch'io, nei tempi che furono, con quel tipo di livello spirituale, cercavo di portare i migliori insegnamenti tra il popolo e mi impegnavo sempre tanto, disponibile anche quando non ero in buone condizioni. Amore e zelo sempre, e questo è ciò che ho lasciato in eredità a coloro che seguivano le mie orme. Non dare troppo peso ai pensieri contrastanti della massa, continua a testa bassa a raccogliere testimonianze e insegnamenti. Continua.